È il momento. Il momento è arrivato e vorrei dire semplicemente che non è vero che mi sta registrando una telecamera in questo momento. Vorrei dire che è semplicemente la mia immaginazione. Vorrei dire che tutto questo è un sogno. Vorrei dire che in realtà Kira sarà sempre solo questa? O quella che è alle mie spalle, tutt'al più? E che Kira non ha una vera faccia, ma... Cari amici, benvenuti in questo nuovo vlog, che è il primo e non sarà l'ultimo. E come potete sapere, in questo momento è la Kira del passato che vi parla, perché quella del presente sarà a Torino a firmare copie del libro di Norvi, e invece quella del futuro è agitata pure lei, tutte le Kire sono agitate, anche quella di Peluche secondo me è un po' agitata. Di che sei agitata? Sì, sono molto agitata! Ecco, appunto, sono talmente agitata che non ho neanche un cavalletto, questa fotocamera sta in piedi perché la sto tenendo io, quindi scusatemi se a volte mi agiterò così tanto che inizierà a tremare. Comunque, quello che vi volevo dire è che, ci sono delle cose che io e Kiria vogliamo dirvi, cioè io sono Kiria. Ci sono voluti 5 anni, 6, 5, per arrivare a questo punto, ma eccomi. A quanto pare Kiria ha una faccia ed è questa. Non so se mi immaginavate diversa, non so se non mi immaginavate affatto, non ne ho idea, onestamente non ce l'ho. È un momento importante per me perché dopo 5 anni vissuti nell'ombra finalmente eccomi con la mia faccia, con le mie smorfie stupide. Immaginate la mia faccia mentre faccio un horror. Ah, un creeper, aiuto! Ah! Immaginatevela perché potrebbe accadere, vero Kiria? Sì, potrebbe accadere. Potrebbe accadere come? Ecco appunto, date retta a Kira di Peluche. Ragazzi, io vi ringrazio per essere venuti a Torino, vi ringrazio per aver visto questo video, vi ringrazio per esserci sempre stati, anche nei momenti un po' più strani della mia vita, tipo questo, non necessariamente brutti, solo importanti. Non so cosa sto dicendo perché mi sto agitando troppo, perché alla fine voi considerate che io sto parlando con una telecamera in questo momento, ma questa telecamera sono centinaia, migliaia di persone che magari volevano vederlo sto video, questo vlog, e magari anche qualcuno che non ha la minima idea di chi sono, giusto per curiosità, perché mi ha sentito dire, sapeva che sta YouTuber, non si è mai fatta vedere, cliccherà sto video. Eccomi, sono io. Sono la Kira Eternalove che avete sempre sentito dire ciao! E adesso sapete anche che faccio mentre dico ciao! E quindi va bene, ok, va bene, mi sto agitando veramente tantissimo, ragazzi, potete capire. Grazie a tutti e alla prossima con Kira Eternalove. Ciao! Voi non avete visto niente, in realtà questo video è un'illusione, in realtà la vera Kira è questa, non sono io, è questa. Guardate lei, è lei, non sono io sono un'illusione, sono soltanto un robot, un pupazzo, costruito da un pupazzo. Per fingere di essere vera. Ma in realtà sono io il pupazzo. E lei è vera.